Questa è una focaccia che faccio spesso, perché è veloce e molto gustosa. Su Instagram c'è chi mi ha chiesto la ricetta, perché le immagini sono super invitanti. Dentro potete mettere un po' quello che vi pare. Io oggi la andrò a fare con la zucca, per rimanere in tema autunnale e perché ci eravamo lasciati così. Che bello! Guardate quanta zucca sono riuscita a tirare fuori! Non vedo l'ora di mostrarvi che cosa ho cucinato con tutta questa zucca. E subito dopo aver intagliato la zucca, ho cucinato questa gustosissima focaccia ripiena. Andiamo allora a vedere che cosa ci servirà. Partiamo dagli accessori, che saranno solo 4. Ci servirà un contenitore per impastare, la bilancia per pesare tutti i nostri ingredienti, il mattarello per stendere il nostro impasto e una padella antiaderente. Sì, avete capito bene, questa focaccia non andrà in forno, ma verrà cucinata direttamente in padella. Gli ingredienti che ci serviranno sono 400 g di farina tipo 0, 220 g di acqua e 30 di latte, 25 ml di olio, un cucchiaino di sale e una bustina di lievito istantaneo. Nel corso del video vi dirò le possibili sostituzioni, ma adesso procediamo con gli ingredienti per il ripieno, che saranno una cipolla, 500 g di zucca, 100 g di speck e mezza scamorzina, 200 g circa. Ok, adesso andiamo ad impastare la nostra deliziosa focaccia. Io metto più o meno tutto insieme, mescolando prima farina e lievito. Se non avete il lievito istantaneo, si può utilizzare un cucchiaino di bicarbonato. Verrà ottima lo stesso, ma leggermente più bassa. La farina tipo 0 la potete sostituire con quella che preferite. L'importante è che sia per impasti e non per creme o dolci. Il segreto di Deva Natura è il latte. Il latte infatti è il segreto per un impasto morbido. Volendo potete non metterlo se preferite impasti più consistenti o se il latte proprio non lo gradite neanche un pochino. Versati tutti gli ingredienti, inizio ad impastare. Come potete notare, la nostra pallina di impasto si formerà in men che non si dica. Adesso separiamo l'impasto in due. La parte di sotto deve essere leggermente più grande perché dobbiamo fare i bordi, mentre quella di sopra sarà più piccola. Basta anche poca differenza, tipo 50 grammi. Ci possiamo aiutare con la bilancia per essere più precisi. Subito dopo aver finito di impastare, possiamo già stendere l'impasto, perché la cosa bella di questa focaccia è che non va fatta neanche lievitare. Io la chiamo la focaccia last minute. Quasi quasi ce lo metto anche come titolo. Forse ora iniziate a capire perché la faccio così spesso. E allora prepariamo il piano da lavoro. Prima di iniziare a stendere l'impasto con il mattarello, spargiamoci sopra un po' di farina. La prima pasta che stendiamo sarà la parte di sotto. Una volta stesa la possiamo adagiare nella padella, pronta già per essere farcita. Spostiamoci adesso sui fornelli per preparare il ripieno. Versiamo un po' d'olio e affettiamo la cipolla. Quando si sarà appassita un pochino, possiamo versare la zucca, che faremo cuocere per circa 15-20 minuti.
Quando la zucca sarà cotta, ce ne accorgeremo perché si abbasserà notevolmente. Se decidete di utilizzare lo speck, come ho fatto io, una cosa che ci tengo davvero tantissimo a dirvi, non mettete sale nella zucca. È anche un gioco di parole, ma ci tenevo a dirvelo, perché lo speck è già abbastanza salato. Quando si cucina lo è ancora di più. Io adoro i formaggi, quindi faccio due strati di scamorza. Faccio il primo strato con la scamorza. Poi verso la zucca, aiutandomi con un cucchiaio per stenderla meglio. Poi aggiungo lo speck a fette. E infine faccio un altro strato di scamorza. Bene bene, la nostra focaccia è quasi terminata. Manca solo la copertura. E quindi stendiamo l'impasto rimanente e adagiamola sul ripieno. A questo punto giriamo i bordi e schiacciamoli un pochino con il pollice per evitare che si aprano durante la cottura. Ok, spostiamoci di nuovo sui fornelli per cuocere la focaccia. Andrà cucinata a fiamma media per 5-6 minuti per lato. Vi consiglio di non superare i 6 minuti. Anzi, non pensateci nemmeno, si brucerà. Allora, trascorsi 5 minuti, dobbiamo girarla. Per farlo, aiutiamoci con un coperchio o un piatto più piccolo della nostra pentola. Prima di poggiare il piatto, però, Devanatura vi consiglia di mettere un foglio di carta forno, perché la pasta di sopra è ancora umida e si attaccherà a quello che utilizzerete per girare la focaccia, facendo diventare un'impresa l'azione successiva, ovvero quello di rimetterla in padella. Ecco, vedete, invece con la carta forno sarà semplicissimo rimetterla in padella. Basta tirare leggermente la carta forno per farla scivolare. Se ce l'ho fatta io, ce la farete anche voi. Rimettiamo il coperchio e teniamola altri 5 minuti. Stavolta però teniamola d'occhio, perché la padella è già calda e si potrebbe cucinare qualche secondo prima. Ok, passati altri 5 minuti possiamo spegnere il fuoco e lasciarla raffreddare un pochino prima di tagliarla e servirla in tavola. La nostra focaccia è adesso pronta per essere gustata. L'aspetto è gradevole, ma il sapore lo è ancora di più. Strano ma vero, piace anche ai bambini. Ho due piccole testimoni qui accanto che confermano. Provate la ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate. Io intanto vado a mangiare. Ciao!